Tagliamo i giuliani, il sedano, le carote, la cipolla. Pulire il pesce iniziando a tagliare le pinne. Facciamo un'incisione sulla testa. E ora iniziamo a sfilettarlo. Spinare il pesce. Infarinare il pesce. Soffriggere il pesce. Quindi mettere il pesce nella bagna e le verdure. Incominciare a disporre la farina sul piano di lavoro. Poi mettere il lievito e scioglierlo nell'acqua calda. Versare il lievito nella farina. E iniziare ad amalgamare il tutto. Aggiungere l'olio e continuare ad amalgamare il tutto. E infine mettiamo il sale. Una volta che il nostro panetto è pronto, mettiamolo in una ciotola e copriamolo con il nostro finaccio e lasciamolo riposare. Tagliamo le nostre cipolle precedentemente tagliate con l'aiuto di una noce di burro. Spennelliamo la nostra teglia con un filo d'olio. Disponiamo il nostro composto sulla teglia. Ungiamo l'impasto per la filacetta. E disponiamo le nostre cipolle precedentemente cotte. Adesso invece mettiamo il nostro formaggio precedentemente tagliato a cubetti. Mettiamo in forno la nostra teglia a 190 gradi per 30 minuti. E la nostra filacetta sarà pronta per essere mangiata.